La 13ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Un altro premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e consulenza, energie rinnovabili ed efficienza energetica. E beh, proprio a sottolineare l'importanza di questo tema di cui si parla sempre di più, fortunatamente. Il premio va a Energy Techno. Per essere un'eccellenza dinamica e all'avanguardia nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, per impegnarsi costantemente in modo da assicurare alle famiglie italiane uno stile di vita migliore. Beh, insomma, sottolineiamo questo aspetto per le soluzioni tempestive e la qualità di ogni progetto ideato. Energy Techno, complimenti. Buona serata. Complimenti ancora. Andiamo avanti e premiamo la piattaforma online dell'anno Innovazione and Leadership Marketplace per servizi professionali. E il premio va a ET Members. Eccoli qui. Per essere un eccellente portale di ricerca nel settore delle rinnovabili, per ET Members Strategia Benefit, che rappresenta una strategia di marketing innovativa basata sul risparmio con vantaggi per aziende, professionisti e clienti finali. Vabbè, insomma, sì. Anche questa parola risparmio io ce la metterei tra quelle ce la mettiamo importanti. Tra le parole chiave, esatto. Di questa serata, un déjà vu qui. Do il benvenuto a Daniel Taurino, CEO di Energy Techno e di ET Members. Benvenuto. Benvenuto a voi. Ecco, questa sera per l'ennesima volta avete ottenuto un riconoscimento proprio per l'eccellenza nelle vostre attività. Le chiedo un commento quindi a questa vittoria. Diciamo che siamo molto attaccati al premio Le Fonti Awards perché sono anni, insomma, che facciamo impresa, finché oggi è un'altra giornata speciale, poi io non sono mai venuto qui, quindi ho mandato sempre i miei collaboratori, quindi è molto emozionante vedere, insomma, tutto come è sistemato, quindi è una cosa veramente bella. Ecco, come ET Members offrite la possibilità di sfruttare due rivoluzionarie strategie di marketing, ecco, le chiedo proprio di spiegarcele. Come ET Members diamo più strategie, in realtà offriamo proprio un concetto che è piaciuto tantissimo a livello nazionale, io l'ho chiamato il concetto win to win to win, ci sono tre win, tre vincitori. In realtà vince l'azienda che, diciamo, aderisce ai nostri servizi, vince il cliente finale, quindi l'azienda ha la possibilità di fidelizzare i propri clienti e poi vince anche la rete distributiva dove tutti portano a casa un fantastico vantaggio. Ecco, le chiedo in che modo il vostro impegno e la filosofia green emergono nei vostri progetti, sia quindi come ET Members che anche come Energy Techno. Diciamo che Energy Techno è storica, sono 13 anni che facciamo impianti fotovoltaici, quindi abbiamo approcciato proprio la filosofia del rispetto per l'ambiente. Quindi per noi Energy Techno è un colosso ormai storico che opera in questo settore, mentre ET Members dà la possibilità a tutte le persone che oggi non possono avere un impianto fotovoltaico, perché non tutti hanno un tetto, comunque di avere un grande risparmio in bolletta. Bene, le chiedo infine quali obiettivi vi siete posti per questa seconda parte dell'anno. Beh, ci siamo posti un bellissimo obiettivo ambizioso. Il primo è, diciamo, diffondere la strategia Benefit su tutto il territorio italiano, sia per quanto riguarda le imprese, sia per quanto riguarda i clienti finali. L'obiettivo, ovviamente, essendo una strategia che si può fare solo in Italia attualmente per un semplice motivo che riguarda il risparmio energetico, l'obiettivo finale sarà quello di aprire anche altri stati esteri, Spagna, Francia e Portogallo.